un carry out per squalifica, mister Bonura sceglie il 2007 a righi a tutta fascia a sinistra come quota più giovane, in porta c'è Barberini, torna Fumanti dunque al centro della difesa, davanti con Bocci e Conieri, Rotondo parte dalla panchina, nel Giviborgo fuori Noccioli e dentro Fischer, è l'unico cambio negli 11 da parte di mister Bellazzini rispetto al successo interno di domenica scorsa col Figline. La gara si sblocca subito con il recupero di palla da parte azzurra, il lancio di Bocci per Nieri in campo aperto, il numero 9 non fallisce l'occasione, botta in controtempo sul primo palo, la rete si gonfia alle spalle di Bonifacio. Da situazione simile la nota successiva, stavolta la ripartenza premia Sabattini sull'out destro, il diagonale di quest'ultimo supera l'intero specchio e si esaurisce sul fondo. Queste situazioni evidentemente fanno male ai Garfagnini, Bocci supera in velocità Lopez Petruzzi che lo stende al limite, per il difensore scatta l'inevitabile rosso diretto, così il Marzocco ha l'uomo in più e lo sfrutta sul corner derivante dalla punizione appena conquistata, nessuno marca Nieri che sul secondo montante spinge di testa in porta la palla per la propria doppietta personale, 2-0. Prima della mezz'ora giungerebbe anche il tris con Bocci che raccoglie la respinta sbagliata di Bonifacio e da distanza siderale lo impallina. Il movimento iniziale di Nieri però verso il pallone è punito con la segnalazione di offside, quindi il tutto è vanificato. Ma il tris è rimandato di poco, Nieri offre stavolta a Bocci l'assist per l'uno contro uno, alza il muro l'estremo ospite, Nannini riconquista la sfera dal limite, Romanelli piazza il rasoterra accorrendo e mette la sfera a fil di montante, 3-0. Ormai è un monologo azzurro, Nieri vince il duello con Conti ma non quello con Bonifacio, minuto 33 e l'estremo si supera ancora poco dopo quando Nieri offre a Sabattini il rigore in movimento nuovamente murato, irrompe Pertica, lambisce solo il palo più lontano della porta lucchese. A concludere un primo tempo che Alfedini non si vedeva da parecchio, il nuovo spunto di Nieri che troppo defilato però non cala al poker e trova il blocco di Bonifacio. Inizia il secondo tempo, Sabattini taglia ancora la retroguardia bianco-rosso-blu, il diagonale finale a giro non è preciso, l'ex Livorno meriterebbe il gol personale. Si vede finalmente il Giviborgo al minuto numero 9, corner e svettata di Conti, Barberini vola a mettere nuovamente oltre il fondo a mano aperta, ma nella retroguardia ospite ci sono praterie, Bocci così tocca per Romanelli, è troppo debole e centrale il suo tentativo per allargare ulteriormente il punteggio. Attenzione però al penalty assegnato al minuto numero 13 per l'intervento in area valdarnese a danni di Gori, è lo stesso numero 23 a trasformare nonostante l'intuzione di Barberini ed è 3-1. Al momento tutto questo però appare solo come un episodio. Pertica infatti ruba palla sulla tre quarti, vede respinto il suo bolide potente, la seconda palla è conquistata da Bocci che trova solo il palo interno con la sfera che danza sulla linea ma non entra. La quarta rete è questione ancora una volta di minuti, l'ennesima magia di Nieri è tutta da vedere, con un destro a scendere dalla parabola perfetta, il numero 9 può portarsi a casa il pallone. Il match è finito, la cronaca offre altro, Nieri stoppa al mastice e Romanelli spedisce alto l'assist che valeva la scala reale, Rotondo però da poco entrato vuole finire nei marcatori e nel recupero caparbiamente ruba palla a Bonifacio, entra fino in area di rigore prima di piazzare la quinta rete del Marzocco, chi avesse visto solo questa gara penserebbe a posizioni di classifica opposte rispetto al risultato, ma a parte tutto i tre punti per la Sangio sono essenziali.